mentre sono avvolto in 3 coperte elettriche al massimo, metà del corpo in una vasca per i piedi con acqua bollente e i capelli in fiamme per cercare calore, mi chiedo come le persone riuscissero a sopravvivere o morire nei mesi più freddi dell'anno nel Medioevo. Come facevano a stare al caldo? Cosa mangiavano? Come si divertivano in un'epoca precedente ai lussi moderni come i doppi vetri, God of War Ragnarok e Netflix, l'inizio della piccola era glaciale? Tra il 1300 e il 1870 circa, ha significato che i lunghi inverni bui del tardo Medioevo erano più freddi e pericolosi. Con la minaccia costante di morire di fame o di malattia, l'inverno era un periodo spaventoso. Benvenuti alla follia medievale. Case. La maggior parte delle case dei contadini erano mal isolate e piene di correnti d'aria fredda. Le case europee, fatte di legno, intreccio e argilla, erano costruite su tumuli di terra per mantenerle calde. Un fuoco, fornendo calore e luogo per cucinare, era centrale nella casa, con fori di ventilazione sul tetto invece di un camino centrale che avrebbe disperso calore e esposto la casa agli elementi. Questo implicava che i contadini avrebbero odorato di fumo a causa dell'accumulo di fuliggine, soprattutto d'inverno. A volte un secondo piano raggiungibile con scala era usato per lo stoccaggio. Tavoli e letti sarebbero stati nell'area principale attorno al fuoco. Potrebbe esserci un'area vicina per il bestiame. I vichinghi della Scandinavia costruivano lunghe e strette fosse da fuoco nelle loro case lunghe. Questi fuochi, rivestiti di pietre, assorbivano il calore per distribuirlo in tutto l'edificio. Le case vichinghe avevano byers annessi per riparare il bestiame nei mesi freddi. Mucche, polli e maiali erano tenuti non solo come fonte di cibo e materie prime, ma anche per il calore. Però sfruttare il calore corporeo degli animali aveva svantaggi. Implicava una casa affollata, puzzolente e rumorosa. Ma, accoccolati con un maiale, un bel fuoco acceso, Marvin Gaye suonava. E con alcune bottiglie di Chateau Cheval Blanc non si sarebbe congelati a morte. La sicurezza era un grave problema nelle case con bracieri portatili, causando frequenti incendi per negligenza. Gli edifici in pietra sono notoriamente freddi e le finestre in vetro per l'élite. Nell'inverno del 1230, il palazzo di Westminster a Londra fu vetriato per ridurre la ventilazione. Non ha risolto il problema del freddo, ma ha bloccato i venti gelidi nell'edificio. Sull'isola di Maguillon, nel sud della Repubblica Francese, le finestre della cattedrale venivano sigillate con gesso nei mesi freddi. Le persone più povere potevano solo cercare di coprire le aperture dei loro muri con carta o fogliame per prevenire le correnti d'aria. Una combinazione di isolamento e radiazione erano i migliori metodi per mantenersi al caldo, e questo veniva fatto stando vicino a una fonte di calore e trattenendo il calore vicino al corpo con abiti spessi. La stratificazione era l'approccio più diretto per questo scopo. Sotto gli abiti di lana si mettevano sottovesti di lino. La lana era calda, pesante e molto pruriginosa, quindi il lino agiva come una barriera tra la lana e la pelle. Era più semplice lavare e asciugare i vestiti di lino. Nei mesi freddi si portavano abiti da esterno come stivali, guanti, sciarpe e mantelli. Tra fumo, sudore e animali, l'inverno interno per i medievali doveva essere particolarmente pungente. I più abbienti potevano ottenere un riscaldamani di metallo all'aperto. I preti potrebbero usarli dato che le mani possono intorpidirsi in lunghe prediche in chiese fredde. L'idea di far cadere il sacramento benedetto durante la comunione era scandalosa, quindi si usava un riscaldamani decorativo. La palla cernierata in metallo, perforata e riempita di carbone caldo, permetteva al calore di uscire senza bruciare le mani. I mattoni e le pietre, riscaldati nel fuoco e avvolti in un panno, erano usati come una borsa dell'acqua calda medievale. I ricchi foderavano i loro abiti invernali con pelliccia, mentre i contadini usavano pelli di coniglio e agnello per lo stesso scopo. Non glamour come l'ermellino, ma efficace nel respingere il freddo. Sarebbe richiesto il permesso del Signore per catturare la selvaggina. Le leggi suntuarie del 1363 proibivano a tutti, eccetto alle mogli e figlie di contadini e artigiani proprietari di terreni, di indossare pellicce di volpe, agnello, coniglio o gatto. Non erano solo quelli del nord a soffrire del freddo. A volte il clima in Europa continentale poteva essere estremamente duro. Nell'inverno 1363-64 la maggior parte dei fiumi e laghi principali si ghiacciarono tra dicembre e marzo. A Magonza in Germania il Reno è rimasto ghiacciato per 70 giorni.
Questo ha permesso a Colonia di tenere un mercato sul fiume ghiacciato. Fosseis in Regno del Belgio è stata immersa nella neve per 3 mesi, mentre la laguna di Venezia, l'Atlantico vicino a Bordeaux e l'estuario del Rodano nel sud dell'Europa erano ghiacciati. Nel febbraio 1352 l'area fiorentina dell'Italia è stata ricoperta di neve per un mese e nel 1359, citazione, Bologna vide cumuli di neve fino a 18 piedi e a Medina erano ancora più alti. Nell'inverno del 1389, la regione di Lausea, nel sud della Repubblica Francese, ha registrato nevicate drammatiche. Una cronaca della città di Montpellier registrava, citazione, «Questo tipo di tempo era normale nei paesi scandinavi e non avrebbe ostacolato viaggi e comunicazioni come ha fatto più a sud». I vichinghi utilizzavano vari tipi di sci per la caccia e il trasporto. In altre zone europee, i contadini usavano stivali e slitte trainate da cavalli, rendendo i viaggi a lunga distanza impraticabili con maltempo. Le zone montuose e remote come l'Ausea difficilmente sopravvivevano agli inverni più freddi. Nelle comunità agricole il lavoro era infinito e c'era sempre qualcosa che doveva essere fatto. Occorreva molta preparazione e impegno per superare un inverno medievale. La raccolta della legna da ardere potrebbe iniziare in primavera e continuare in estate, per poi essere raccolta e immagazzinata. Qualsiasi cibo raccolto in autunno doveva essere conservato per resistere ai mesi invernali. Sottaceti, affumicatura, essiccazione e salamoia erano metodi usati per preservare la carne e altri prodotti il più a lungo possibile. Cereali e legumi essiccati venivano conservati in vasi di ceramica o argilla per future zuppe e stufati. Il grano macinato poteva essere integrato in pani e biscotti. Durante l'inverno era particolarmente difficile trovare frutta fresca e bacche, quindi venivano essiccate all'aria o sottaceto in estate. Latte fresco e uova da capre, mucche e galline, i prodotti lattiero-caseari erano fondamentali nella dieta. Il latte poteva diventare burro, formaggio o yogurt. In Scandinavia, un formaggio di latte acido, chiamato Skyr, era ampiamente consumato. Dopo la cagliatura e filtrazione del latte per il formaggio, il sottoprodotto rimanente, il siero di latte, è ideale per i sottaceti. Un grande fusto potrebbe contenere fino a 30 litri di siero di latte o un fianco di manzo. Agnello, manzo, prosciutto e pesce salati, affumicati e secchi, potevano essere conservati a lungo. La maggior parte delle persone viveva vicino a una sorgente d'acqua, come un pozzo o un corso d'acqua. Quindi la sua raccolta non era problematica. Durante condizioni meteorologiche estreme, se bloccati dentro, la neve poteva essere fusa e utilizzata. Naturalmente nessuno può raccogliere i raccolti se non c'è nulla da mietere. Si riteneva che le carestie in Europa avvenissero ogni 20 anni circa. La peggior catastrofe fu la grande carestia del 1315-1317. Forti piogge nella primavera del 1315 causarono il fallimento dei raccolti, preludio della miseria futura. Il raccolto si ridusse di un terzo a causa delle incessanti piogge, portando alla morte degli animali per fame e malattie. La catastrofe portò a crimini enormi, inclusi infanticidio e cannibalismo. L'Europa non si riprese completamente fino al 1322. La carestia ha colpito fino a 30 milioni di persone, eliminando tra 1,5 e 3 milioni. Nonostante la peste nera del XIV secolo fosse più mortale, la grande carestia rimane il peggior disastro naturale del basso Medioevo. Dopo aver gestito tutta la manutenzione e le faccende, le persone necessitavano di un'attività per non perdere la ragione. In inverno, il lavoro agricolo era limitato e si trascorreva molto tempo in casa. I medievali si divertivano con giochi nevosi come slittare e pattinare su laghi e fiumi ghiacciati, utilizzando ossa di stinco di cavallo o legno lucidato come pattini. Più tardi i pattini furono fatti di ferro. Nelle società vichinghe, le battaglie di palle di neve erano viste come un buon allenamento per i bambini per le future lotte. Il libro delle ore del 1460 della duchessa di Borgogna illustra una battaglia di palle di neve tra bambini e adulti, simile a ciò che si vede in altri affreschi e manoscritti. Il tempo al chiuso era speso filando lana, raccontando storie o giocando. Giochi da tavolo come scacchi, backgammon e dadi erano popolari. I vichinghi amavano i giochi da tavolo strategici.
La nobiltà univa sport e approvvigionamento di cibo nelle cacce invernali al cinghiale. Uno dei testi più letti nell'Alto Medioevo era il Secretum Secretorum. Il trattato abbraccia tematiche da etica ad astrologia, medicina a giustizia. Sostiene che l'umore dominante in inverno era il flegma, prevenibile cambiando dieta. Si raccomandano carni calde come il piccione, il montone e i pregiati vini rossi, mentre si dovrebbero evitare la salasso, la fornicazione e i lassativi, così come qualsiasi tipo di eccesso. È preferibile mangiare di più nei mesi freddi, poiché il calore corporeo si concentra all'interno, favorendo la digestione. Buona conoscenza per la stagione natalizia. Per chi viveva nel sud dell'Europa abituato a calore ed estati torride, un freddo inverno medievale sarebbe stato uno shock. Coloro nelle aree settentrionali erano più preparati a gestire ghiaccio e neve con pelli e sci. I pericoli erano la fame dovuta alla riduzione delle riserve di cibo e l'aumento delle malattie causato da temperature basse e persone ammassate al chiuso. Le riserve di cibo aiutavano a tenere le persone calde e nutrite, ma per i medievali durante l'inverno la morte era sempre vicina. Grazie per aver visto l'episodio di Follia Medievale, spero stiate al caldo, e ci rivedremo venerdì prossimo per un'altra puntata. Salute!